bentornati al nostro appuntamento del Salotto Fise TV speciale Fiera Cavalli 2021, questa volta con due presidenti di comitati regionali, Clara Campese, presidente, siamo giochiamo in casa con te Clara. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. E Giacomo Porlizzi, presidente del comitato regionale Piemonte. Buonasera, buonasera. Allora, importante questa ripartenza, tra le altre cose poi parleremo anche con te Clara di una cosa appena vista e presentata meritevole di attenzione. Perché dobbiamo ricordarci che gli sport in generale, ma gli sport equestri in particolare, hanno veramente un plus che va sottolineato, che è quello etico, sociale, di inclusione. Quindi insomma poi ne parliamo. Quindi parto invece da te Giacomo, perché questo Piemonte è sempre, no, alle Poniadi, si è portato a casa un bel piazzamento, è una regione sempre particolarmente attiva. Sì, è una regione abbastanza attiva, abbiamo un bel incremento di numeri, di nuovi atleti, per cui insomma ho un bel consiglio che mi supporta e mi sopporta, per cui insomma mettiamo in atto abbastanza dei progetti in cui cerchiamo di portare un po' lo sport direttamente nei circoli proprio per incrementare la passione per questo bellissimo sport che è il nostro. Con Giacomo, Clara, guardavamo tutte le iniziative che tu nel tuo stand fai e lui dice ma no, basta, io mi sto invecchiando, sono stanco, no? E invece vediamo Clara che è sempre estremamente attiva. Raccontaci, perché questa ripartenza, questa edizione dà veramente un grande respiro positivo, anche se i numeri anche negli ultimi dati non sono confortanti, però ancora grazie al cielo e speriamo mai più sono di allerta e di allarme. Che voglia di ripartire c'è e come la Regione Piemonte sta rispondendo a tutto questo? Guarda, intanto devo riferire, perché l'ho proprio vissuto oggi all'apertura. Una grande Regione Veneto, perdonami, sì, ho detto Piemonte perché ero rimasta su Giacomo. L'avevamo dedotto. Dicevo, proprio già stamattina venendo qua ho registrato, proprio percepito un entusiasmo, una voglia di tornare, riprendiamo, siamo qui in fiera, diffuso, perché lo notavo nei ragazzi, nei concorrenti, quindi negli atleti, ma lo vedevo anche nei genitori, erano... Quindi è una cosa proprio che non poteva passare inosservata, quindi ben venga che ci sia stata ovviamente questa 123esima edizione di Fiera Cavalli, e che per me ovviamente è l'auspicio, perché tutto poi possa riprendere completamente nel modo migliore. Quindi nonostante qualche previsione che si dice un po', sono ottimista di natura, ho fiducia nella vita, sono convinta che le cose andranno sicuramente in meglio, e se così non dovesse essere sarà ovviamente la nostra resilienza, la capacità un po' di adattarsi, di trovare nuove soluzioni. Completamente, devo dire, no? Per cui non ce la facciamo mancare. Una cosa che sicuramente questo momento difficile, questa pandemia ci ha insegnato, perché di cose ne ha insegnate davvero tante e noi dovremmo fare un po' tesoro, è quello proprio di avere un grande rispetto per l'ambiente che ci circonda, ed è anche quello di mettere al centro i territori sui singoli eventi che poi si organizzano. Noi abbiamo sempre questa grande fortuna di avere in mano uno sport fantastico che si svolge all'aria aperta, che ha proprio insita tutte quelle caratteristiche di rispetto e condivisione, ma è importante appunto capire anche i territori da questo punto di vista come stanno cercando di creare questa inclusione anche al proprio interno. Beh, come dicevo prima, abbiamo avuto proprio un notevole incremento, perché come penso si sa già, noi, l'equitazione è uno sport libero. Durante la pandemia dobbiamo dire che c'è stato veramente un incremento di bambini, di voglia di partecipare, perché l'equitazione, il cavallo di per sé, è fa parte un po' dell'ecologia, quindi del benessere, dello stare bene, di dimenticare i pensieri negativi, per cui insomma c'è stato proprio un grosso incremento, e il nostro sport permette proprio di avvicinarsi a certi principi, a certi valori che forse ultimamente sono stati un po' dimenticati.
stati. Per cui insomma direi che veramente noi facciamo parte di questo sistema. Volevo soltanto dire qualcosa riguardo a Verona e volevo fare i complimenti qui alla padrona di casa, la presidente Clara Campese, che è veramente gentile ed è veramente vulcanica nelle sue cose, nelle sue iniziative. Per cui io direi, Verona è diventato ormai insieme a Piazza di Siena, l'evento a cui tutti tendono, tutte le regioni, tutti i ragazzi, i ragazzini con i pony. Partecipare a Verona è come aver vinto chissà qualche cosa, anche soltanto venire a respirare quest'aria, e quindi durante tutto l'anno c'è questo fermento, questa voglia di fare, di prepararsi, di venire, e quindi anche a noi fa piacere. Per cui insomma voglio dire, questo sono degli eventi che bisogna mantenere, supportare, perché creano interesse in tutte le regioni e in tutte le famiglie. Tu hai fatto, Giacomo, giustamente i complimenti a Clara. Oggi noi abbiamo parlato in questo salotto del progetto Fearless Girls, che è il progetto che la FISE ha promosso, e Clara è sicuramente, no, l'espressione della donna coraggiosa, e per coraggio è proprio la voglia di fare, di intraprendere con quell'entusiasmo e con quella carica che ti appartengono e che rendono non più semplici ma più abbordabili alcuni progetti. E siccome il nostro sport, Clara, è uno sport che mette al centro l'aspetto etico e sociale, noi siamo stati, e poi ne parleremo magari nei prossimi appuntamenti del salotto, proprio testimoni di una bellissima iniziativa che voi come Comitato Regionale Veneto state portando avanti, che è questo progetto che la FISE ha sposato, addirittura aprendo al suo interno un maneggio. Parliamo proprio di un progetto di inclusione per i detenuti. Sì, sì, e questo è un progetto che è nato quest'anno e del quale siamo riusciti veramente a tradurre nei fatti quello che era il proposito, quindi l'idea progettuale. E questo progetto appunto coinvolge i detenuti della Casa Circondariale di Montorio, il carcere qui di Verona. In questo momento la parte maschile, anche se all'interno del carcere c'è anche la sezione femminile. E però abbiamo anche pensato come coinvolgere la sezione femminile, aderendo a questo nuovo progetto della FISE nazionale. Dicevo proprio, facevo anche i complimenti al presidente Di Paola, che sempre dimostra sensibilità anche in questo, che è il corso per tecnici responsabili di scuderia, che rivolgeremo alla parte femminile. Mentre avete visto oggi c'erano questi 5 ragazzi detenuti che stasera metteranno in scena con la Commissione Veneta di FISE Veneto del Teatro Equestre uno spettacolo con i cavalli. La cosa interessante è che questi ragazzi non avevano mai avuto a che fare con il cavallo, e quando la direttrice del carcere ha presentato loro il progetto, si hanno aderito, però non sapevano che cosa sarebbero andati incontro, con un certo scetticismo. Ebbene, io vi dico che in 2 mesi sarebbe interessante sentire il signor Rudy Bellini, che è il nostro docente, diciamo, di questa attività, e in 2 mesi non solo sono riusciti a mettere in scena uno spettacolo, sono a cavallo, ma vedrete una cosa, io ho anche dei video, ho assistito alle loro prove. E all'inizio avevano questo atteggiamento sempre molto di diffidenza, perché loro si sentono veramente gravati da un'etichetta che gli resterà a vita, e quindi pur manifestando per esempio il proposito, un domani terminata la pena, di essere inseriti all'interno di un circolo per lavorare, o come appunto in scuderia, per la manutenzione, per i box, insomma in attività anche di mascalcia, perché è previsto anche un corso per formare assistenti maniscalchi, loro già proiettano nel loro futuro un qualcosa che possono fare, che per loro è accessibile. Perché il problema è qual è? È che queste persone, una volta scontata la pena, se non trovano delle opportunità concrete per essere inseriti, e può essere anche che ricadano in certe diciamo, situazioni pregresse. E la cosa più importante però che mi preme evidenziare proprio per il cavallo è che questa relazione anche affettiva, umana, il cavallo non li giudica proprio, non sa che sono detenuti, non sa che hanno, non so, commesso reati anche abbastanza gravi, e per cui con loro trasmette affetto e va anche a compensare delle, diciamo, lacune, perché tutti gli esseri umani hanno bisogno anche, insomma, la parte affettiva è fondamentale. E quindi li ho visti commossi, li ho visti emozionati, guardi, veramente mi hanno dato a me moltissimo, credetemi. Bisogna veramente pensare, se mi permetti, concludo dicendo proprio che
E l'ho detto anche prima, noi spesso parliamo di attenzione al prossimo, è una frase che tutti conosciamo e tutti condividiamo, però è bene che questa frase poi consenta che il prossimo possa divenire meno prossimo e più vicino, proprio più vicino, e il cavallo aiuta questo, perché smonta tutto. È proprio su questo che vorrei invitarvi a fare una riflessione insieme, no? Perché il cavallo ha una serie di sue peculiarità, è un attivatore emozionale, riesce a tirare fuori il bello di noi, perché diventa una sorta di specchio. Poi molti, anche tecnici, medici, no? Non a caso è insieme al cane e all'asino, comunque sono animali usati per tutte quelle attività di avvicinamento, di relazione, di integrazione. Non parliamo di pet therapy, perché poi entriamo tanto nel dettaglio. Quindi diventa fondamentale fare delle cose, e con Giacomo sul territorio piemontese ne abbiamo condivise diverse, per cercare di avvicinare un mondo che magari al mondo del cavallo non si è ancora avvicinato. E quindi questo è importante per il territorio, per fare delle cose, per inventare dei progetti, Giacomo. Se posso soltanto così, volevo portarvi un esempio di quello che abbiamo fatto quest'estate con un circolo, con delle persone non vedenti, nel paradriving. Io confesso, non conoscevo questo mondo. Un circolo piemontese che ha un non vedente come socio, come cosa, ha organizzato questa giornata, quindi dandosi molto da fare, sono arrivati dei pullman delle regioni anche confinanti, per cui questa giornata io l'ho vissuta, e non solo, ma sono stato dietro alla carrozzina attaccata mentre loro provavano a guidare. Non vi dico la soddisfazione che mi ha dato, perché sentivi proprio che dicevano: ma che bello! Poi quando il cavallo trottava, che tirava, cioè per loro è stata un'esperienza che sicuramente li ha avvicinati a molto, ma quello che ha trasmesso a me, normo notato, mi ha fatto veramente un'impressione tantissima che mi è rimasta nel cuore, e continuo ogni tanto a pensarci. Difatti, con questo circolo, con queste cose, abbiamo in programma di effettuare un progetto nel 2022 proprio rivolto agli ipovedenti. È stata un'emozione, ma veramente grande, di cui io non l'avrei mai vissuta se non avessi toccato con mano. Clara, secondo te certe cose si sono ulteriormente sviluppate? Cioè si è sviluppata una sensibilità ancora maggiore rispetto ad un momento che inevitabilmente ha bloccato il mondo? Sì, questo sicuramente, cioè sono assolutamente convinta che se per certi versi ci sono state ovviamente assimilate anche degli aspetti di chiusura, di difficoltà sotto vari profili, dall'altro però è stata, diciamo, una opportunità per chi l'ha voluta cogliere, un attimo per anche rivedersi, riconnettersi, apprezzare quello che si ha, apprezzare anche la semplicità. Perché molte volte ovviamente noi in una vita così stressogena e così che rincorriamo la velocità del tempo perdiamo, non sappiamo più apprezzare certe cose. Quindi secondo me questo periodo ha dato anche questa nuova visione per chi la vuol vedere. Ed è in questo contesto che si inserisce anche la nostra attività. La Federazione Italiana e il Presidente hanno saputo anche cogliere questa opportunità, perché hanno promosso una serie di progetti, di convenzioni, sono state sottoscritte proprio per rimettere il cavallo al centro della vita dell'uomo. Del resto, diciamocelo, il cavallo è sempre stato a fianco dell'uomo, è sempre stato e continuerà a esserlo. Quindi è una nuova visione che secondo me porterà a grandi sviluppi, e soprattutto perché la valenza di beneficio che l'attività, la relazione con il cavallo manifesta, è un qualcosa che si sta diffondendo sempre di più, e per cui credo che il cavallo ancora di più potrà assurgere veramente a, non solo ad amico dell'uomo, ma proprio anche un po' a riabilitatore dell'uomo, per richiamarlo veramente alla sua autenticità, al suo sentimento originario. E a proposito di progetti, cosa si prepara nei vostri territori subito dopo
Fiera Cavalli. Allora, dopo Fiera Cavalli abbiamo ancora un appuntamento che è importante per i ponisti e parliamo a Manerbio la Coppa dei Campioni, la Coppa del Presidente dei Poni, Ponilandia si chiama, la manifestazione in questo momento non mi veniva. E quindi siamo proiettati su quella manifestazione che dirà di avvenire ai primi di dicembre. Dopodiché cominciamo a tirare i remi in barca, studiamo un pochino quello che abbiamo fatto tutto durante l'anno e progettiamo il futuro. Per cui, insomma, la fotografia del vissuto, di quello certo. Che è stato fatto e miglioriamo dei punti dove magari abbiamo un po' difettato e vediamo un pochino di mettere in programma dei programmi nuovi, per cui c'è sempre un po' da fare insieme al tecnico, insieme alle cose, insieme al consiglio stabiliamo tutto quello che bisogna poi combinare per la stagione sportiva 2022. Clara, guarda, per noi sì, l'appuntamento questo federale sicuramente a Manerbio e poi abbiamo in Veneto un gran galà del dressage, la sua prima edizione a dicembre allo Sporting Club Paradiso e sarà sicuramente un motivo per anche rilanciare, supportare anche questa disciplina che è sempre una disciplina olimpica. Per il 2022 anche noi ci troveremo per programmare a seconda dei nostri obiettivi che sono comunque sempre la crescita qualitativa e quantitativa, ma c'è già un progetto che verrà presentato sabato allo stand proprio della Regione Veneto, perché questo progetto, che è denominato Cavalli in Villa, è stato, che ho presentato alla Regione, è stato patrocinato dalla Regione Veneto, che quindi ci ha chiesto di presentarlo in Regione. In che cosa consiste? Lo dice già la parola, cavalli in villa, e il Veneto, le ville venete sono un patrimonio dell'UNESCO, riconosciute tali, e quindi per il 2022 abbiamo in programma 5 eventi che si svolgeranno all'interno di 5 ville che abbiamo visto. Le ville palladiane stiamo parlando. Le palladiane, esattamente, e avranno un format particolare perché racchiuderanno un po' tutti quegli aspetti di cui abbiamo parlato poc'anzi, quindi la parte agonistica, la parte dell'inclusione sociale, ci saranno anche incarcerati, il villaggio del bambino, il teatro equestre, le giostre cavalleresche, il turismo equestre, perché abbiamo fatto una serie di convenzioni con Agriturist Veneto, con Confagricoltura, per cui andremo ad abbracciare anche quelle che sono le peculiarità del nostro territorio, di cui la villa è un testimone. Quindi noi faremo vivere il passato che la villa ci racconta attraverso un presente attualissimo che vedrà anche mostre d'arte, vedrà la presenza dell'onorevole Vittorio Sgarbi che spiegherà, illustrerà non solo il suo ultimo libro ma proprio il valore della villa. Sono previste una cena di beneficenza tutti i sabati per ogni appuntamento e andrà a sostenere la fondazione Gaia von Friedman o la Città della Speranza, nota ovviamente non solo di Veneto, eccetera. Quindi è proprio un corollario di iniziative che vuole costituire una nuova, come posso dire, impostazione anche di network tra le varie aziende, tra i vari sponsor, in cui il cavallo diventa la fiera della cultura. Beh, io devo dire che questo è un progetto che potrebbe trovare un bel gemellaggio con il Piemonte, ricco anche lui a sua volta di dimore storiche davvero importanti, per cui insomma... Io credo che con Clara dovrò copiarla un pochino, starle più vicino. No, perché... fare i gemellaggi. Facciamo un gemellaggio. È la cosa migliore. Io ringrazio i miei ospiti, grazie Clara davvero di cuore, grazie Giacomo. Grazie a voi. Grazie a voi per averci ospitato. E vi do appuntamento al nostro prossimo salotto di Fise TV.